Coronavirus, 16 contagi in casa per anziani, provincia Cosenza. Accertati 16 nuovi casi di contagio da Covid-19 nella casa per anziani L'Incontro, in località Spezzano Piccolo di Casalì del Manco, la cui titolare era già stata trovata positiva. I nuovi casi riguardano 14 ospiti e due operatori della struttura, tutti asintomatici. Oggi pomeriggio i sanitari della task force dell'azienda sanitaria provinciale di Cosenza si recheranno nuovamente nella struttura per un ulteriore controllo sullo stato di salute degli anziani e per sostituire il personale trovato positivo, che dovrà osservare obbligatoriamente la quarantena domiciliare. Un lavoro incessante quello messo in campo dai sanitari dell'ASP di Cosenza, che stanno operando contemporaneamente su un cluster, quello della Presila, molto vasto che collega Casali del Manco, Celico, Rende, Spezzano della Sila, il Tribunale di Cosenza e la direzione dell'azienda ospedaliera. Due avvocati ed un commercialista contagiati da Covid, sanificazione o eventuale chiusura del Tribunale. Due avvocati ed un commercialista sono in ordine di tempo i tre ultimi contagiati da Covid-19. La notizia di uno dei due avvocati risultata positiva al Covid è stata data dal presidente dell'Ordine delle Toghe Catanzaresi, Antonello Talerico, che ha provveduto a comunicare immediatamente i contatti professionali noti della collega al presidente del Tribunale di Catanzaro, con cui si valuta la sanificazione o anche la chiusura delle aule di giustizia per il tempo necessario a completare la profilassi. In queste ore si attende l'eventuale conferma di positività anche del compagno dell'avvocato. Positiva anche una coppia di professionisti, un avvocato ed un commercialista. Anche per loro sono scattate tutte le procedure utili a mettere in sicurezza i loro contatti. Calabria, terra mia, viaggio tra bellezze della regione attraverso i suoi frutti, ecco il corto di Muccino. Dopo la presentazione ufficiale in anteprima alla Festa del Cinema di Roma del 20 ottobre scorso, è stato svelato il cortometraggio diretto da Gabriele Muccino, regista dell'amore, fortemente voluto dalla governatrice Jole Santelli, dal titolo Calabria, terra mia. Protagonisti una giovane coppia innamorata, Raul Bova e Rosio Munoz Morales. Il corto è un viaggio tra le bellezze della regione attraverso i suoi frutti simbolo, bergamotti, arance, clementine e fichi, circa 8 che vedono i due protagonisti alla scoperta della Calabria, terra natia di Raul Bova, che fa avventurare la sua Rosio tra campagna, piccoli centri, mare e montagna, sempre seguendo il filo conduttore dei frutti. Vediamo il video e poi sentiamo le reazioni dei politici. La tua terra ti parla con tante voci. Le voci che sentivi da bambino e con cui sei cresciuto. Dove vuoi che ti porto? Mare? Montagna? Uguale. Le voci dei ricordi belli, dei ricordi dolci, di quelli che pensavi di aver dimenticato. Ricordi che non smettono di chiamarti. Posto così? Grazie. Arrivano subito. Ma lo sai che frutto è questo? Un limone. No, è un bergamotto. È l'oro della Calabria. Si mangia il bergamotto? Anche. Però in realtà lo usano per i prodotti di bellezza. I profumi più buoni del mondo vengono fatti col bergamotto, che è di qua. Il bergamotto? Wow. Non lo sapevi, eh? Adesso lo so. È stata la prima cosa che mi hai promesso quando ci siamo conosciute. E finalmente mi ci hai portato. Raul! Buongiorno signora! L'hai portata a vedere dove crescono le clementine. Ehi, c'è! Ma lei vorrà vedere il mare! Al mare la devi portare! E io dappertutto la porto. Allora, da dove iniziamo? Ma quanto sei bella! La tua terra è quella che porterai dentro sempre. È quella che ti ha formato. È quella a cui farai sempre ritorno. Queste sono tutte clementine? Sì. E pensa che quando venivo qui chiedevo a mio nonno di farmela assaggiare. Lui? Era contento. E ora le faccio assaggiare a te. Oh.
Dove mi porti ora? Tutto bene, spero? Sì, sì, benissimo, grazie. La prossima volta vi faccio trovare la soppressata. La col finocchietto, però, certo. Eh? Grazie di tutto. Ciao. Ciao, ciao, Penelope. Ciao. A presto. Ci vediamo presto. Certi odori, certi sapori, pensavi di averli dimenticati. Non pensavi nemmeno di conoscerli. E quando all'improvviso li ritrovi tutti, capisci che te n'eri andato senza andartene mai veramente. Ma lo sai come si fa a sapere se le arance sono buone? Come si fa? Guarda, devono avere le forme che la natura le ha dato. Perché la natura fa modo suo, vero? Certo. Ciao! 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 Alla salute! E qui abitava mio nonno. Vedi? Buongiorno signora. E poi c'è lui, il mare. Il suono lontano della storia che lo ha attraversato. Questo mare lo sentiamo nostro perché è stato nostro da sempre. Siamo l'aria, siamo il mare, siamo il sole, siamo la vita che ci fa sentire bene. Io da qui non me ne vado più. E io ti amo. Io ho imparato a nuotare, a galleggiare, a tuffarmi. Ci sono cresciuto. E adesso che ci sono tornato con te mi sembra che tutto abbia ancora più senso. Ho capito perché hai gli occhi così belli. Erano presi da qua. Ma quanto sono buone queste fiche? La reazione di Paolo Parentela, Muccino ci è costato 3.300 euro al secondo. È vergognoso che la Regione Calabria abbia impegnato quasi 3.300 euro al secondo per un video di 8 minuti e mezzo che, mieloso e finto, di fatto ridicolizza la Calabria, la racconta come terra arretrata e ne oscura la montagna, la cultura, la storia, la varietà e l'unicità. Lo afferma in una nota il deputato Movimento 5 Stelle Paolo Parentela, che aggiunge: se non fosse per il nome del regista e la celebrità degli attori, l'opinione pubblica darebbe a questo corto meno della sufficienza. Credo che gli artisti locali avrebbero saputo fare molto meglio, ma ormai alla cittadella regionale domina il vizio di affidare incarichi a professionisti di fuori, che non conoscono la Calabria, a partire dalla sanità e dalle risorse di natura e cultura. L'aspetto più grave, prosegue il parlamentare del Movimento 5 Stelle, è che di questo filmato, che è una brutta caricatura della Calabria e dei suoi abitanti, non ce ne facciamo alcunché.
Né si può pensare che valga a promuovere il turismo e le eccellenze della nostra agricoltura. Ancora una volta, conclude Parentela, subiamo l'ennesima umiliazione a danno della dignità dei calabresi, delle ricchezze della nostra regione e della loro valorizzazione reale. La prossima giunta regionale dovrebbe commissionare ai professionisti locali un video alternativo e con costi molto più contenuti per promuovere le aree interne della Calabria, i nostri borghi, la nostra montagna e i nostri beni culturali. E questa è la reazione di Nicola Irto del Partito Democratico. Per Nicola Irto, PD, quella della regione poteva essere un'idea intelligente per la promozione dell'immagine della Calabria, ma Muccino ha deluso. E parecchio, dobbiamo dirlo con chiarezza, non è quella la nostra realtà, non lo è più, troppi stereotipi, le persone con la coppola, gli asini per strada e poi le lacune narrative gravissime. In Calabria non abbiamo solo belle spiagge, bergamotti, fichi e soppressate, e aggiunge, una buona idea mal realizzata, insomma, per promuovere la Calabria serve un racconto nuovo e per questo occorre un coinvolgimento diretto e concreto da parte delle istituzioni, delle creatività di tanti artisti calabresi che possono narrare la nostra regione meglio di chiunque altro. La rabbia dei lavoratori delle pulizie in piazza a Catanzaro. Una partecipata manifestazione organizzata dalla CGIL, CISL e UIL ha portato in piazza a Catanzaro la rabbia dei lavoratori del settore delle pulizie e multiservizi. I lavoratori hanno chiesto con forza il rinnovo del contratto, un'avvertenza nazionale, quella che li riguarda, con un contratto scaduto da oltre 7 anni. Non è possibile che datori di lavoro in fase di trattativa vogliono smantellare definitivamente questo contratto di lavoro. Questi lavoratori e queste lavoratrici impegnate nel settore di pulizia e multiservizi aspettano il rinnovo del contratto nazionale da 7 anni. Il contratto è scaduto, non ci stiamo più, il sindacato sta lottando da tempo per il loro rinnovo, per il rinnovo del loro contratto, c'è una mobilitazione oggi in tutta Italia per dire che non ce la facciamo più, è una vergogna, perché queste sono persone che guadagnano 7 euro lordi all'ora, da ormai con un contratto bloccato, dicevo, da 7 anni. E non solo, vivono di appalti e quindi significa che non tutti hanno l'orario completo di lavoro, alcuni fanno 1-2 ore a settimana di lavoro per poter mettere insieme il pranzo e la cena, è praticamente un'impresa. E allora le associazioni datoriali, Confindustria, Lega Coop e tutte le altre associazioni devono dare conto a questi lavoratori che hanno lavorato anche durante la pandemia, anche nei reparti a rischio, e dire che è il momento di rinnovare il loro contratto. Noi siamo qua, continuiamo la nostra battaglia e non molliamo. Allora, siamo qua perché ormai è da quasi 7 anni che aspettiamo un rinnovo contrattuale per i lavoratori della multiservizi. Non abbiamo più tempo e non vogliamo più aspettare, perché questi sono dei lavoratori che nell'arco degli anni, soprattutto in questo periodo di pandemia, sono stati impiegati in zone soprattutto pericolose come gli ospedali a lavorare, e non è stato mai riconosciuto niente a questi lavoratori. Noi oggi siamo qua per garantire intanto un futuro e dare quelle speranze e quelle maggiorazioni a cui servono questi lavoratori per mantenere le famiglie, soprattutto in un periodo come questo, dove ci sono molti problemi e soprattutto un discorso di pandemia. Oggi sarà la prima di tante manifestazioni, fin quando chi di competenze, soprattutto le parti datoriali, capiscono che questi non sono lavoratori di serie B. Questi sono dei lavoratori come tutti quelli che ci sono in Italia, specialmente quelli che lavorano in posti pericolosi. Oggi la Calabria è qui a manifestare a sostegno dell'iniziativa nazionale per il mancato rinnovo del contratto di lavoro per i dipendenti delle imprese di pulimento, facchinaggio e servizi. Siamo qui unitamente a tutti i colleghi delle altre regioni d'Italia per dare dignità a questo settore, per dare dignità ai lavoratori che hanno garantito un servizio pubblico essenziale durante la fase della pandemia. Qualcuno ha abusato di alcuni termini come eroi o altro. Noi gli eroi non vogliamo che questi lavoratori vengano considerati eroi, ma che vengano trattati alle stesse condizioni economiche e contrattuali degli altri lavoratori che hanno lavorato nel pubblico, come gli infermieri o altro. È un'altra cosa che ci preme dirlo. La politica e le istituzioni devono creare dei percorsi,
percorsi che tutelino il lavoro, che tutelino i lavoratori e che tutelino le loro famiglie. Questo è l'obiettivo che il sindacato va ponendo davanti sul tappeto. Se non subiranno da subito, come dire, delle iniziative, come dire, per il rinnovo del contratto collettivo, ci saranno altre iniziative di mobilitazione. Un'altra cosa importantissima, la politica dovrebbe creare le condizioni per evitare le disuguaglianze, per evitare di creare dei lavoratori di serie A o di serie B. I lavoratori hanno tutti le stesse, come dire, dignità, hanno tutti gli stessi diritti, sia che siano lavoratori pubblici che siano lavoratori privati. Per questo oggi manifesteremo qui proprio a sostegno dell'avvertenza. È una vergogna che un contratto così importante, che abbraccia un settore che è rivolto alla pulizia delle scuole, degli asili, degli ospedali, banche, università e quant'altro, venga trattato come praticamente una questione non superficiale. No, è un settore importantissimo, i lavoratori sono lavoratori che hanno una grandissima responsabilità e che hanno sempre lavorato nel massimo dell'efficienza e della funzionalità, garantendo un servizio che altrimenti sarebbe stato non effettuato. Tirocinanti, a Ruzzolo si schiera con i sindacati, adottare misure economiche emergenziali per questi lavoratori. Condivido l'appello lanciato dalle segreterie regionali della CGIL, CISL e UIL riguardante l'impatto sui percorsi di politiche attive e di tirocinanti formative e tirocini di inclusione sociale dall'incremento di incidenza dei casi di positività al Covid-19. E quanto afferma Giovanni Arruzzolo, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, dopo l'attenzione sollevata dalle organizzazioni sindacali confederali calabresi circa le sospensioni che potrebbero riguardare detti percorsi a seguito delle disposizioni emanate dal Dipartimento Lavoro con nota CR 336405 del 19/10/2020. Le prescrizioni suggerite, sottolinea Arruzzolo, come peraltro segnalano i sindacati regionali, potrebbero essere insufficienti in assenza di misure straordinarie a carattere nazionale. Rischieremmo, aggiunge il capogruppo regionale di Forza Italia, di ritrovarci nelle stesse situazioni già presentatisi in occasione del primo lockdown tra marzo e maggio 2020, dove alla già grave emergenza pandemica si aggiunsero le difficoltà economiche che colpirono soprattutto quei soggetti, e tra questi tirocinanti, già gravati da persistenti difficoltà socio-economiche. Faccio anche mio dunque l'appello che le principali sigle sindacali della regione hanno sottoposto all'attenzione del presidente facente funzione della Giunta regionale Antonino Spirlì e dall'assessore regionale al lavoro Fausto Orsomarso, affinché all'interno del prossimo vertice Stato-Regione, con il coinvolgimento del Ministero del Lavoro, riporta Arruzzolo, siano previste ed individuate adeguate misure economiche emergenziali all'interno delle nuove misure che verranno discusse e che riguarderanno le categorie di lavoratori autonomi, dipendenti, precari e soggetti ad elevata fragilità sociale. La Regione Calabria non può essere lasciata sola nell'affrontare questa problematica, che non è solo di carattere locale, ma ha bisogno, sostiene Giovanni Arruzzolo, di misure decise a livello centrale nell'ambito delle politiche di sostegno al reddito. Solo così, conclude, come hanno già richiamato CGIL, CISL e UIL della Calabria, si eviterà di vedere ancora una volta discriminati i tirocinanti calabresi e quelli del resto d'Italia, che nella prima fase di emergenza da Covid-19 furono ignorati e pagarono personalmente la disattenzione del governo centrale, tranne che per qualche iniziativa residuale decisa dalle singole regioni. Depurazione, ottimi risultati in provincia di Catanzaro. La task force della Regione per la depurazione, istituita per volontà dell'assessore all'ambiente Sergio De Caprio, con l'obiettivo di sostenere i sindaci, è composta da personale della Regione Calabria, dell'ARPACAL e della provincia di Catanzaro. Prosegue con il programma dei sopralluoghi mirati a monitorare i lavori sugli impianti di depurazione finanziati con fondi del Patto per lo sviluppo della Calabria, sottoposti a provvedimento di sequestro da parte dell'autorità giudiziaria. Dai sopralluoghi effettuati in provincia di Catanzaro agli impianti di Curinga e San Mango d'Aquino, due comuni ricadenti del Golfo di Lamezia Terme, in un'area altamente vocata al turismo, si sono riscontrati ottimi risultati. Nel comune di San Mango d'Aquino l'impianto è stato dissequestrato e i lavori saranno ultimati entro il 30 ottobre 2020. E nel comune di Curinga è stata espletata la gara d'appalto e affidati provvisoriamente i lavori nel rispetto del cronoprogramma, con i lavori che si concluderanno entro il 31 marzo del 2021.
Sugli impianti di depurazione nei 129 comuni della Calabria, finanziati con risorse del Patto per lo sviluppo della Calabria, finalizzate alla fuoriuscita della procedura di infrazione, il Dipartimento Tutela dell'Ambiente, attraverso la Segreteria Tecnica della Depurazione, sta fornendo supporto tecnico-amministrativo ai comuni e monitorando l'iter procedurale dei lavori nel rispetto del cronoprogramma. Il benvenuto del questore ai nuovi commissari e vice sovrintendenti di polizia, nuovi arrivi anche a Lamezia. Il questore della provincia di Catanzaro, Mario Finocchiaro, accompagnato dal vicaro Aurelio Montaruli, ha incontrato i 3 neocommissari e i 12 neovice sovrintendenti, di recente promossi a tali qualifiche a seguito di concorsi interni per titoli e del superamento degli esami finali dopo un periodo di tirocinio applicativo. Il questore, nel congratularsi per il loro traguardo raggiunto e nell'augurare loro sempre maggiori soddisfazioni lavorative, si è detto certo che tutti i neopromossi, grazie alla pluriennale esperienza maturata nei ruoli in precedenza ricoperti e alla indubbia professionalità di cui sono portatori, nei nuovi incarichi di responsabilità a cui sono stati destinati nelle diverse articolazioni della Questura e del Commissariato di Polizia Statale di Lamezia Terme, continueranno a dare un rilevante contributo al miglior andamento degli uffici e dei servizi che la Polizia di Stato fornisce ai cittadini. Continuiamo con Francesca Scicchitano, 17 anni, di Sant'Andrea Apostolo dello Ionio, che ha vinto per 5 anni consecutivi dal 2009 il Festival Una Voce per lo Ionio. Sentiamola con questo brano, Anche Fragile. Tienimi su quando sto per cadere, tu siediti qui, parlami ancora. Se non ho parole, io non te lo chiedo mai, ma portami al mare a ballare, non ti fidare. Sai quando ti dico che va tutto bene così? E perdonami se sono forte, sì, e se poi sono anche fragile. Non serve niente di particolare, solo tornare a pensare che tutto è bello e speciale. Non si dice mai, ma voglio impegnarmi a salvare un pezzo di cuore. Io non vivo senza sogni e tu sai che è così. E perdonami se sono forte, sì, e se poi sono anche fragile. Tutta questa fretta mi ameresti davvero, mi cercheresti davvero, quella forte sì, però anche quella fragile. Vieni qui, ma portati anche gli occhi e il cuore, io ti porto un gelato. Mai, mai, mai.
Ed ora ci fermiamo per una breve pausa. A tra poco. Vibo Vandaferro ha presentato il nuovo coordinamento provinciale di Fratelli d'Italia. Vogliamo dare uno slancio ad un partito che vuole radicarsi sul territorio e crescere con la capacità di farsi interprete delle istanze dei cittadini, del mondo sociale e produttivo, puntando ad un consenso sano e trasparente e facendo crescere una classe dirigente capace di dare un contributo di competenza, di esperienza e di conoscenza delle dinamiche del territorio. Così la coordinatrice regionale di Fratelli d'Italia, Wanda Ferro, commissario del partito in provincia di Vibo Valentia, ha presentato il nuovo coordinamento provinciale al termine di una riunione tenuta martedì sera. Un incontro che era stato fissato nei giorni scorsi e rinviato a causa della drammatica scomparsa della presidente Iole Santelli e al quale hanno preso parte tra gli altri il commissario cittadino di Vibo Valentia Salvatore Pronestì e i componenti dell'Assemblea nazionale Pasquale La Gamba e Rosario Aversa. Vice coordinatrice provinciale è stata nominata Maddalena Basile, storica esponente della destra vibonese che ha deciso di tornare alla politica attiva nella Casa Comune di Fratelli d'Italia e che guiderà anche il Dipartimento Provinciale Difesa. Dell'esecutivo fanno parte, quali membri di diritto, La Gamba Pronestì e il capogruppo al comune di Vibo, Antonio Schiavello. A Monasterace il nuovo distaccamento dei Vigili del Fuoco. È stato attivato a Monasterace il nuovo distaccamento dei Vigili del Fuoco. Il servizio è stato avviato ieri, mercoledì 21 ottobre, a seguito del decreto del Ministero dell'Interno dello scorso dicembre, con il quale è stata decretata l'istituzione e con il quale a giugno e luglio sono stati potenziati l'organico del Comando di Reggio Calabria con il personale necessario per consentirne l'apertura. Il locale è stato concesso in comodato d'uso gratuito per 99 anni dal comune di Monasterace. Il comando, durante il periodo estivo, ha eseguito i lavori di manutenzione ordinaria, ha acquisito gli arredi necessari per rendere fruibili gli ambienti che al termine dei lavori risultano confortevoli per il personale. Il distaccamento di Monasterace sarà operativo H24 con presenza di una squadra composta da 5 unità dei Vigili del Fuoco, in grado di intervenire per ogni tipo di richiesta di soccorso, prioritariamente nei comuni di Bivongi, Camini, Caulonia, Pazzano, Placani, Cariace, Stignano e Stilo, nonché ove si rendesse necessario nei restanti territori limitrofi della provincia di Reggio Calabria, oltre che in quelle di Catanzaro e di Vibo Valentia. L'attivazione avviene dalla sala operativa provinciale a seguito di richiesta di soccorso al numero di emergenza 115. Corruzione del giudice Giusti, chiesto il rinvio a giudizio per l'avvocato Armando Veneto. Ho appreso che la Procura della Repubblica di Catanzaro, sin dal 17 settembre scorso, ha depositato richiesta di rinvio a giudizio nei miei confronti per la corruzione del giudice Giusti, risalente ad 11 anni fa. Lo afferma in una nota l'avvocato Armando Veneto. Altro non mi è ancora stato notificato e ciò mi consente di anticipare l'informazione alla stampa sulla inopinata scelta di esercitare l'azione penale nei miei confronti. Non mi sorprende perché è il segno dei tempi che l'ufficio del PM per procedere nei miei confronti sovverte il valore delle prove di innocenza come tali valutate nel 2014 dalla stessa Procura di Catanzaro e dai giudici che le hanno esaminate nelle fasi cautelari di merito del processo a braccio. Tant'è, ma non basterà la singolare idea dell'ufficio procedente ad oscurare verità e ragione. Né ad intimidirmi, mi difenderò nel processo non solo utilizzando le prove dell'innocenza già acquisite e contenute da quasi un decennio nel fascicolo, ma dimostrando anche i fatti ulteriori che con il mio interrogatorio avevo offerto e che l'accusatore ha ignorato, afferma ancora il noto legale, come ora nel seguito darò tempestiva comunicazione degli eventi processuali che matureranno in modo che essi vengano resi noti nella loro interezza, conclude il penalista. Rimborsi non dovuti, la Corte dei Conti condanna ex procuratore di Vibo. Dovrà pagare 11.985,50 euro al Ministero della Giustizia per danno all'immagine patrimoniale, di cui euro 10.000 quale danno all'immagine ed euro 1.985,50 a titolo di danno patrimoniale diretto per le spese appurate come ingiustificate, l'ex procuratore di Vibo Valentia Alfredo Laudonio. L'ha deciso la Corte dei Conti con apposita sentenza dopo il verdetto di colpevolezza in sede penale per 4 episodi di peculato per i quali l'ex procuratore è già stato condannato in via definitiva a 1 anno e 7 mesi nel 2016, con sospensione condizionale tanto della pena principale quanto della pena accessoria dell'interdizione dei pubblici uffici, per il tempo pari alla durata della pena.
Gli addebiti mossi in sede penale riguardavano la durata delle trasferte, ai pernottamenti e ai soggiorni a Roma non strettamente necessari. Per la Corte dei Conti i doveri di servizio gli imponevano di trattenersi fuori dalla sede di servizio per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle proprie missioni, non essendo giustificata alcuna spesa non sorretta dal criterio di stretta necessarietà. Laudonio avrebbe invece sfruttato l'esigenza di recarsi fuori sede per esigenze di servizio, approfittando per farsi rimborsare spese di soggiorno a Roma non giustificate da esigenze di servizio. Un modus operandi che avrebbe creato un danno all'immagine della magistratura, considerato pure che la notizia ha avuto ampia eco nella stampa, compromettendo la credibilità della magistratura e infangando l'opera meritoria dei tanti magistrati che quotidianamente, ha scritto la Corte dei Conti, svolgono con sacrificio personale il loro lavoro. L'ex procuratore Alfredo Laudonio è stato condannato in contumacia, non essendo più residente a Vibo Valentia, ma in Tunisia. Processo Giardini Segreti sullo spaccio di droga nelle serre, assolti tre imputati. Il fatto non sussiste. Tre assoluzioni nel processo con rito ordinario nato dall'operazione sullo spaccio di droga nelle serre vibonesi, cosiddetta Giardini Segreti, con diramazioni nel Soveratese, nel Reggino ed in altre zone d'Italia, condotta dai carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Serra San Bruno con il coordinamento del sostituto procuratore Filomena Liberti. È scattata nel giugno 2017. In particolare il Tribunale di Vibo Valentia ha assolto Francesco Attilio Candido, assistito dai legali Giuseppe Gervasi e Vincenzo Sorgiovanni, entrambi del foro di Locri. Nino Emanuele, difeso dagli avvocati Giuseppe Tropiano e Domenico Pietragalla, del foro di Catanzaro. Angelo Garieri, difeso dall'avvocato Antonio Cortese. Il processo, celebrato con rito abbreviato, si era concluso con 9 condanne. Agli imputati venivano contestati diversi capi d'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti come marijuana, hashish e cocaina, sino alla produzione e coltivazione di canapa indiana. Con il gruppo originariamente sottoposto a custodia cautelare sarebbe entrato in rapporti anche Emanuele Mancuso, figlio del boss Pantaleone Mancuso, alias l'ingegnere, che nel giugno del 2018 ha deciso di saltare il fosso ed iniziare a collaborare con la direzione distrettuale antimafia di Catanzaro. Spaccio in negozio di materiali per edilizia a Catanzaro, arrestato 27enne. Contrasto allo spaccio di stupefacenti, nuovo arresto da parte dei carabinieri nell'area sud di Catanzaro. Nella giornata del 21 ottobre, i carabinieri della stazione di Catanzaro Santa Maria, coadiuvati dai militari del nucleo cinofili di Vibo Valentia, a seguito di un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nella zona sud della città, hanno arrestato un 27enne già noto alle forze dell'ordine. I militari, che da tempo tenevano sotto controllo il giovane, hanno notato un insolito via vai, non tanto verso l'abitazione del giovane quanto verso il negozio di materiali per edilizia dallo stesso gestito. Si è deciso pertanto di procedere ad un controllo più approfondito e nell'effettuare una perquisizione locale i carabinieri lo hanno trovato in possesso di circa 343 grammi di marijuana suddivisi già in involucri da 10 grammi l'uno. Le operazioni permettevano di rinvenire anche due bilancini di precisione e la somma in contanti pari a 1.590 euro. Il tutto è stato sottoposto a sequestro da parte degli operanti. Il 27enne, al termine degli accertamenti di rito, è stato condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida. Corigliano Rossano, giovane arrestato per detenzione e spaccio di cocaina. Nel quadro dei servizi predisposti dal commissariato di Polizia Statale di Corigliano Rossano, finalizzati alla prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, nella serata di martedì scorso gli investigatori della squadra di Polizia Giudiziaria hanno tratto in arresto il cittadino albanese KF di 22 anni per il reato di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente. L'attività info-investigativa è stata originata da strani movimenti posti in essere dal giovane nella frazione Schiavonea del comune di Corigliano Calabro, che richiedeva lunghi tempi di osservazione, controlli e pedinamenti. Il soggetto, dopo un inseguimento durante il quale si è disfatto di diversi involucri di celofan contenenti sostanze stupefacenti del tipo cocaina, è stato bloccato dagli agenti. La perquisizione è stata estesa anche all'interno dell'abitazione dell'arrestato, dove sono stati rinvenuti un bilancino di precisione funzionale, vario materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi e diverse somme di denaro, di cui il predetto, disoccupato, non ha saputo giustificare la provenienza. Presenta un passaporto falsificato all'ufficio immigrazione, arrestato.
Nella giornata di ieri è stato arrestato in flagranza di reato per possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi DHK di 28 anni, cittadino guineano. Il giovane si era recato presso l'ufficio immigrazione della questura di Cosenza per la conversione del permesso di soggiorno con un passaporto alterato nella prima pagina. Già da una prima visione il personale dell'ufficio, adeguatamente formato in materia di contrasto al falso documentale, aveva verificato alcune anomalie sul documento. È stata confermata infatti l'alterazione dello stesso, appurando che era stata inserita una pagina falsa, quella riportante i dati anagrafici, su un passaporto valido emesso effettivamente dallo Stato della Guinea, ma appartenente ad altro soggetto. Per tali ragioni il cittadino straniero è stato tratto in arresto e posto agli arresti domiciliari presso il proprio domicilio in attesa del rito per direttissima. Quello di ieri è il secondo caso in pochi giorni in cui viene individuato un passaporto falso utilizzato per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno. Il fenomeno è fortemente seguito e l'ufficio immigrazione ha ulteriormente rafforzato le attività di controllo documentale nella trattazione delle pratiche di rilascio dei titoli di soggiorno. Picchia la moglie per oltre 10 anni davanti al figlio minorenne arrestato nel Cosentino. Avrebbe minacciato e sottoposto a violenze fisiche la moglie per oltre 10 anni, anche in presenza dei figli minorenni. Un uomo di 29 anni è stato arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri della compagnia di Corigliano per maltrattamenti in famiglia aggravati. La misura cautelare è stata emessa dal GIP del Tribunale di Castrovillari su richiesta della Procura. L'uomo, sin dall'inizio della vita coniugale, secondo l'accusa, avrebbe aggredito la moglie verbalmente e fisicamente in più occasioni e per futili motivi, spesso in presenza dei figli minori. In una circostanza avrebbe colpito la donna al torace provocandole vari lividi, solo per farla rincasare mentre era intenta a giocare con i figli nel giardino di casa. La donna, dopo aver taciuto per anni, è andata via di casa con i figli e ha denunciato il marito ai carabinieri, i quali si sono avvalsi anche dei testimoni e dei messaggi contenenti le minacce. La vittima, che si era rivolta anche ad un centro antiviolenza, si trova in una località protetta insieme ai suoi figli. Fully closed, scarcerato fucile e accusato di aver aiutato un latitante. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria, Antonino Foti, ha scarcerato in data odierna Antonino Fucile di Taurianova, sostituendo la misura cautelare degli arresti domiciliari cui era sottoposto sin dalla data di emissione dell'ordinanza di custodia cautelare del 16 luglio scorso, con quella più blanda dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per 3 volte alla settimana. Fucile è indagato nell'ambito del procedimento penale denominato Fully Closed, avviato dalla DDA di Reggio Calabria, e che vede coinvolte pure altre persone accusate di favoreggiamento personale, con l'aggravante di aver agevolato un'associazione mafiosa per aver fornito un apporto fondamentale teso ad assicurare il periodo di latitanza di Giovanni Sposato. Mesoraca condannato a 16 anni e 4 mesi. I carabinieri della locale stazione hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia a carico di un 65enne del luogo. L'uomo dovrà espiare una pena di 16 anni e 4 mesi, poiché è riconosciuto colpevole di associazione di tipo mafioso ed estorsione, commessi tra il 2011 e il 2015. L'arrestato, dopo le formalità di rito, è stato condotto presso la casa circondariale di Catanzaro. Lamezia, sequestrata cava abusiva e una pala meccanica in località Bagni. Cava di inerti in 33.000 metri quadri di superficie vincolata paesaggisticamente. A seguito di una mirata attività in località Bagni, la stazione carabinieri forestale di Lamezia e la stazione carabinieri di San Biase hanno accertato la coltivazione abusiva di una cava di inerti in una zona soggetta al vincolo paesaggistico ambientale, in quanto ubicata a meno di 150 metri dal fiume Bagni e coperta anche da piante tipiche della macchia mediterranea. In particolare, i militari hanno riscontrato che per l'esercizio dell'attività era stata presentata presso il competente ufficio del comune una semplice comunicazione per l'esecuzione di lavori di livellamento di terreno agricolo, mentre per l'esercizio dell'attività di cava sono necessarie altre, molto più complesse autorizzazioni amministrative e nulla osta. È stato confermato un modus operandi utilizzato molto spesso da ditte e imprese del settore, le quali, invece che acquisire preventivamente l'autorizzazione all'esercizio di attività di cava del competente ufficio cave della regione e del permesso a costruire
costruire presentano semplici comunicazioni che, in assenza di verifiche preventive e di controlli del Comune o della Regione, consentono l'avvio dei lavori senza acquisire alcuna autorizzazione preventiva. Dagli accertamenti, rilievi, misurazioni ed elaborazioni eseguite è risultato che l'area interessata della cava è superiore a 33.000 metri quadri e sono stati complessivamente prelevati circa 9.000 metri cubi di materiale inerte di considerevole valore economico. Tutta l'area interessata dall'esercizio dell'attività di cava e la pala meccanica sono state sequestrate e le due persone coinvolte sono state deferite alla competente autorità giudiziaria per violazione della normativa in materia di cave e urbanistico-edilizia e violazione delle norme di tutela del paesaggio e deturpamento di bellezze naturali.